Questa mattina in Piazza del Popolo la manifestazione organizzata dalla Confcommercio e dalla FIPE che ha radunato tutte le categorie colpite maggiormente dal decreto, baristi, ristoratori, istruttori di palestre. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 24 piazze italiane, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Tutti i dettagli nel servizio. La voce si è alzata intorno alle 11.30, quando sono iniziati a scendere in Piazza del Popolo con megafoni e striscioni i rappresentanti di tutti i settori maggiormente colpiti dal nuovo DPCM. C'erano i vertici della Confcommercio di Pesaro Urbino, esponenti della regione, tra cui l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, e poi centinaia di esercenti tra ristoratori, baristi, ma anche i rappresentanti delle associazioni sportive, gestori di palestre e piscine ed operatori del turismo. Tutti uniti in una protesta pacifica e nel rispetto delle regole per dire no alle misure restrittive imposte dall'ultimo decreto, in primo luogo alla chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18. La manifestazione è iniziata con un minuto di silenzio a simboleggiare la chiusura e quindi la morte delle attività. I partecipanti tenevano in mano un cartello con su scritto tasse, lo stesso che pochi minuti dopo è stato strappato. 3, 2, 1, via. A protestare tutti quei settori indicati nel decreto ristori, a cui verranno ridistribuiti 5-6 miliardi stanziati dal governo. Questo decreto non tiene conto che dopo le 6 di sera c'è molta gente che lavora e quindi questa gente che lavora ha bisogno anche di lavorare per mantenersi, e ci sono delle attività economiche che soprattutto nella ristorazione sono aperte alla sera, perché a pranzo il fatturato è irrisorio. Quello che chiediamo adesso come adesso non è tanto di ridare i soldi, che tanto, da come è stato già annunciato, ci daranno qualche briciola, ma il problema è di fare degli interventi strutturali per far sì che l'economia del nostro settore non diventi un'economia passiva che consenta di chiudere solo le attività. Ma sempre ci occupiamo di bambini, ci occupiamo di crescere dei cittadini sani nel corpo e nei valori. Una civiltà sana è fatta di gente sana. Togliere a noi la possibilità di occuparci di loro significa mettere le basi per una civiltà inesistente, senza salute, senza cultura, senza un minimo di dignità e di amore nel cuore. Terminato il flash mob, i rappresentanti di Confcommercio FIPE di Pesaro Urbino hanno consegnato a prefetto, comune e regione un documento con le richieste in 5 punti da esternare al governo. Il primo è l'esonero delle tasse, non la sospensione, l'esonero delle tasse, dei contributi e delle imposte fino al 31-12. Se finisce il Covid o le problematiche riguardanti il Covid entro l'anno. Se dovessero proseguire, anche questo venga fatto proseguire anche per il 2021. E un fondo perduto da erogare a tutte le aziende che sia proporzionale alle perdite, alle limitazioni di orario. Il ripristino dell'orario delle aziende, dell'orario dei pubblici esercizi, ipotizzato precedente al DPCM di Conte, ossia alle 24, perché chiudere alle 18 ristoranti pubblici esercizi vuol dire ammazzarli. Il credito d'imposta per tutti gli affitti e le locazioni proporzionali al periodo di chiusura o alle limitazioni che dovranno seguire. E infine la calmierazione dei prezzi di gas, luce e acqua, esonero del pagamento di gas, luce e acqua, oppure se arrivano le bollette, che queste vengano prorogate per il 2021. Quindi noi abbiamo voluto dimostrare con questa manifestazione, ripeto, pacifica nel rispetto delle regole, che il DPCM non va bene, che è un DPCM sbagliato, che bisognava intervenire prima, 6 mesi fa, perché avevamo avuto 6 mesi di tempo per poter mettere a punto alcune scelte. Noi siamo concordi che i ragazzi devono andare a scuola e devono socializzare, perché poi diventerà anche un problema sociale, di disagio sociale, e noi questo lo dobbiamo evitare, dobbiamo andare avanti in maniera diversa. Il governo deve capire che è sbagliato, quindi noi chiediamo di tornare indietro. Purtroppo non c'è concertazione tra governo e regioni e questi sono i risultati. Abbiamo perso troppo tempo dopo marzo, aprile, maggio, ossia la prima ondata dell'emergenza coronavirus, e stiamo adesso inseguendo l'emergenza quando avremmo, nel periodo di tranquillità, dovuto compiere interventi strategici in sanità, scuole,
e trasporti e quindi garantire lo sviluppo anche in questo periodo emergenziale. E questo lo porto al prefetto personalmente, ragazzi. Grazie di tutto.